Oggi proviamo questi pezzi nuovi di armatura che Minecraft potrebbe aggiungere in 1.17, ragazzi. Quindi oggi andiamo a scoprire appunto delle nuove armature e andremo a craftarle sempre e vedere che effetti avranno su di noi. Mi raccomando, però, una cosa molto importante, ragazzi, a parte abbiamo un ospite oggi. Voi qua sotto nei commenti dovete darmi un nome a questo bellissimo Ask con questa spada in diamante che abbiamo già visto in un altro video di crafting. Ti chiameremo Aschino. Sì, non è un nome proprio adatto, ragazzi, però non fa niente. Comunque, bentornati. Mi raccomando, molto importante, ragazzi. Iscrivetevi, attivate la campanella e quante notifiche. E alla fine del video dovete scrivermi qual è il vostro crafting preferito. Che ci tengo, ragazzi. Quindi mi raccomando, lascerò un bel cuore a tutti quanti i ragazzi che sono iscritti al mio canale. Quindi forza con i commenti. Allora, qua abbiamo la nostra crafting table classica magica con all'interno tanti nuovi crafting. E noi, come sempre, andiamo a mangiare. Vabbè, allora facciamo così, andiamo avanti. Prendiamo qua. Partiamo subito con i primi crafting o ci spoileriamo qualcosina? Spoileriamoci qualcosa, perché questi sono da provare in mano. A quanto vedo sono tutti crafting. Ok, ok, no, no, non ve lo dico. Probabilmente sono tutti crafting di piedini, ma piedini magici. Vediamo un attimino cosa riusciamo a fare. Allora, qua abbiamo dell'iron e partiamo subito col primo oggetto. Quindi qua abbiamo degli oggetti in ferro. Vediamo cosa diamine esce fuori. Cos'è? È un anvil boots. Cosa ci... Vediamo cosa succede. Allora, a parte che... Ok, possiamo saltare normalmente. Però qua c'era un pulsante che... What? No, aiuto, 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 scusatemi, ma non so se avete capito bene, ma fa del danno in base alla caduta, all'altezza che abbiamo. Allora, rimangiamo un attimino un po' di carne. Avete visto che il mob ha preso danno mentre noi cadevamo? Sopra di lui! Cioè, guardate... Ancora, ragazzi, voglio rifarlo. Riproviamo ancora. Vediamo quanto tempo ci vuole per ucciderlo. L'abbiamo fatto fuori! Che spettacolo! Allora, mettiamoci qua in spectator. Quindi, con questi piedini, noi riusciamo praticamente a schiacciare i mob. Cioè, questa roba qui è clamorosa. Facciamo così, proviamo un attimino con... Ops. Dicevo, proviamo un attimino con questa mucca qua dall'alto, se riusciamo a colpirla. Oh! Ma prende anche un sacco di knockback! Belli! Partiamo subito con degli oggetti di un'armatura molto molto carini. E a quanto vedo esplode anche ogni volta che saltiamo. Vabbè, allora facciamo una cosa. Prima di fare disastri, prendiamo e togliamoli. Mettiamoli direttamente qua. Carini! Gli anvil boots sono veramente molto molto belli. Anche utili, direi, magari. Quando facciamo una survival ci potrebbero stare, in effetti. Allora, andiamo adesso con questo oggetto qui, che è nuovo. Sono dei piedini di Dolphin Boots e c'era scritto a provare direttamente in acqua. Quindi qua noi vicino a questo villaggio, che poi è super bello, abbiamo già direttamente questo bellissimo fiumiciattolo. Indossiamoli e vediamo cosa succede. Probabilmente diventiamo dei super urca. Ragazzi, ma diventiamo super veloci. Cioè, abbiamo Dolphin Grace per sempre, senza che ci siano delfini attorno a prenderci. Sapete che è veramente tanta roba questo, quando si è per esempio in survival ci si vuole muovere super in fretta. Magari quando tipo si vogliono fare le speedrun e si vuole super fare una roba veloce per finire Minecraft nel minor tempo possibile. Sei in mezzo a un oceano e vuoi andare per esempio a prendere l'oro nei monumenti. Belli, belli, mi piacciono sempliciotti per dire, perché mi aspettavo magari un effetto un po' più carino. Però ci può stare magari che per esempio spawnava dei delfini vicino a noi. Questo sarebbe stato molto utile. Potrei chiedere di farlo fare, vabbè, comunque vediamo. Andiamo ai prossimi, slime ball. Vediamo cosa riusciamo a fare con questi. Ora, questi sicuramente saranno appunto gli slime bomb boots. Vediamo un attimino cosa abbiamo. E sono quelli verdi appunto. Allora, sticky boots, vediamo un attimino cosa ci fanno fare questi sticky boots. Proviamo a lanciarci da qua in alto. No? Ehi, ho sentito anche un rumore strano. Ragazzi, ho sentito dei rumori stranissimi. Cioè, non sto capendo. Ah, sto capendo, ragazzi. Guardate, tecnicamente ci fa praticamente... Come se ci facesse scalare se... Allora, adesso vi faccio vedere un attimino l'effetto perché è molto strano. Vedete che saltando contro questo muro scendo normalmente? Questo ci fa scivolare. Non prendiamo danno praticamente se proviamo a cadere magari da un'altezza. E noi ci appoggiamo per esempio al muretto. Allora... Non è che siano proprio, proprio carini, non mi fanno impazzire per niente questi sticky boots. Però diciamo che sono forse quelli più bruttini. Vabbè, dai, ci può stare che ogni tanto abbiamo qualche crafting che non ci fa tanto impazzire. Allora, qua abbiamo un crafting con l'elitra, ragazzi. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, buttiamo dentro qua il gold, la wool da questo lato e questo qua di qua. Abbiamo il flappy boots che hanno delle ali. Quindi vediamo un attimino questo flappy boots cosa ci fa ottenere. Allora, vediamo, perché c'è scritto. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare. No. Oh, fermi! Cioè, se noi shiftiamo ci fa volare in aria, così, in questo modo, prendiamo un sacco di danno da caduta. Allora, con molta calma, riproviamo a shiftare e a saltare. Calma, mangiamo, mangiamo, mangiamo! Dannazione, dannazione, dannazione! Allora, perché faccio questi fail ogni volta? Cavolo, allora, sono carini,
per carità, ti dà la possibilità di volare, quindi di shiftare, volare da qualche parte, però si prende un sacco, muoio ancora. Dicevo, si prende veramente tanto danno da caduta, qua muoio. Ecco, lo sapevo, manca averlo detto, si prende un sacco di danno da caduta e sì, sono morto. Carini questi, carini, forse un po' troppo pericolosi in effetti, se non utilizzati per bene con logica. Vabbè, poi vediamo un attimino più avanti cosa fare e cosa non fare. Allora, qua abbiamo la crane ossidiana con della lava dietro, interessante questo, con dell'ossidiana sopra. Vediamo questi piedini qua invece cosa ci daranno, cosa riusciamo a craftare con questi. Allora, abbiamo appunto i piedini di ossidiana, vediamo qua cosa riusciamo a ottenere. Piedini di ossidiana che ovviamente sono neri, super scuri, sono molto carini. E abbiamo... trasforma la lava in ossidiana? Ah, così. Cioè noi abbiamo bisogno dell'ossidiana. Abbiamo una pozza di lava in giro. Ma funziona anche con l'acqua. Proviamo ad andare a vedere se funziona anche con l'acqua. Funzionasse anche con l'acqua sarebbe una roba molto... No, non funziona con l'acqua. Ok, quindi solamente con la lava praticamente funziona. What? Ma è tornata lava? In che senso? Cioè, aspettate un attimo, fissiamola per bene, fissiamola assieme, voi intanto lasciate un bel mi piace in questo momento. Ma, quindi, l'ossidiana poi ritorna lava? Facciamo così, facciamo finta di nulla, togliamoci questi piedini di ossidiana. Sì, guardate! Ok, va bene, quindi diventa ossidiana per un lasso di tempo per cui noi magari possiamo romperla e ottenere appunto dei blocchi. Non capisco se è una cosa utile... o no? Questo dovete dirmelo voi questo nei commenti, così vediamo un attimino voi cosa ne pensate anche di questo crafting. Stiamo però arrivando verso la fine, abbiamo solamente gli ultimi due crafting, ragazzi, quindi vediamo qua cosa riusciamo a ottenere da questo. Qua abbiamo lo over boots, quindi abbiamo questo qui che è un over boots, vediamo cosa ci fa fare. Niente, proviamo a shiftare. What? Ragazzi, stiamo levitando, fermi un attimo. Se guardate, sto letteralmente levitando in aria. Bello! Questi sono i miei preferiti. Ragazzi, li ho già trovati. Qua noi li abbiamo già trovati. Questi sono i miei preferiti perché da shiftato, ragazzi, posso letteralmente sorvolare qualunque roba c'è in giro. No, ragazzi, bellissimi. Belli, belli, belli. Li voglio in vanilla questi. Guardate qua, si sorvola. Poi queste particelle qua di miele sotto, neanche prendi danno da caduta. Ragazzi, questi sono letteralmente i migliori. Fino ad ora ne abbiamo visti veramente tanti, ne abbiamo visti 6, questo è il sesto. Questi sono i migliori che metto direttamente qua nell'inventario. Mi piacciono, ci possono stare veramente un sacco. Allora, TNT. Qua abbiamo TNT, qua abbiamo gunpowder. Vediamo qua cosa riusciamo a ottenere con l'ultimo crafting. Ovviamente, quindi, dei piedini fatti di TNT a forma di tritolo. Ok, allontaniamoci da questa zona, allontaniamoci dalla linea gialla, per favore. Allora, andiamo direttamente a quella mucca là e saltiamo. Non succede nulla. Shiftiamo. Ok. Ok, dovevo shiftare e saltare insieme perché essendo anche piedini servono appunto anche per shiftare e saltare. Guardate qua che bello! Però l'esplosione non griffa. Questa è una cosa molto utile perché questa esplosione distrugge tutte quante le entità che è attorno, ma non griffa. Quindi ci può stare? Sì, ci possono stare questi piedini, non lo so. Anzi, scrivetemelo qua sotto nei commenti se sono i vostri preferiti. Io ragazzi spero che questo video qua di Minecraft vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel mi piace e un bel commento, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a scegliere uno dei due video qua davanti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Da Mark è tutto, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina e scegliete uno dei due video qua davanti. Ciao ciao!